Il sud sta affondando, le distanze stanno aumentando e questo ha portato il sud a protestare alle ultime elezioni, votando per lo più il Movimento 5 Stelle. Io credo che questo voto vada rispettato, ma vadano comprese le ragioni e vada proposta una politica. E la politica non può essere che quella di affrontare questa situazione sempre più difficile sia dal basso che dall'alto. Dal basso si devono muovere quelle spinte civiche di quanti amano la propria terra, non la vogliono abbandonare, non vogliono che i nostri giovani vadano via, vogliono creare delle condizioni di contesto per le quali vale la pena ancora puntare su questi territori. Dall'alto è necessario chiedere che lo Stato intervenga con un intervento straordinario, che dia al Sud quegli strumenti per poter competere e per poter avere autonomia, perché parlare di autonomia senza strumenti è completamente inutile. E dunque a noi servono infrastrutture, a noi servono condizioni del mercato del lavoro più propizie, a noi serve credito e a noi servono investimenti. Queste sono le quattro condizioni minime attraverso le quali il Sud potrà tornare a competere, oltre ovviamente una situazione di sicurezza che, insomma, questo grazie al cielo non riguarda eccessivamente queste terre, ma che consenta a queste terre di restare liberi dalle reti di criminalità organizzate che infestano tanta parte del nostro mezzogiorno. È una delle anime indipendenti del centrodestra, anche uno degli analisti più lucidi probabilmente. Come si deve interpretare la richiesta di cambiamento che al sud è sfociata in questa marea di 5 Stelle e come vede la situazione del governo che starebbe per nascere? Ma vede, non bisogna criminalizzarla. Il Sud per la prima volta ha votato, diciamo, contro il sistema. Di solito nella storia d'Italia il Sud ha sempre votato a favore, diciamo, ha fatto sempre scelte governative. Se questo è accaduto è perché veramente la situazione è al limite. Quindi quel voto non va criminalizzato. Io sono convinto che i 5 Stelle non sono in grado di dare delle risposte. E se si legge il contratto con gli italiani lo si capisce perfettamente. Però gli altri devono dimostrare di essere più bravi e soprattutto il centrodestra deve dimostrare di avere un piano, una politica e delle idee. Noi queste idee le abbiamo, vorremmo che il centrodestra le adotti e che queste nostre idee diventino le idee di tutto quanto uno schieramento che va in qualche modo rinnovato e rifondato. Per chiudere, un piano straordinario per il mezzogiorno, ne ha parlato anche lei, un mezzogiorno che ha bisogno comunque di stanziamenti straordinari per mettersi al passo col resto d'Italia e per poter essere competitivo anche in questa nuova Europa. Non c'è ombra di dubbio, il problema è esattamente in questi termini. Parlare di autonomia senza avere gli strumenti è come pretendere che un bambino cammini senza che nessuno gli abbia insegnato a fare i primi passi. Noi non vogliamo una politica clientelare, né vogliamo una presenza opprimente dello Stato, però vogliamo che in una giusta concezione di federalismo, di regionalismo differenziato, lo Stato qui intervenga e utilizzi bene quegli strumenti e quelle risorse che ci sono e che sono spesso sprecate. Vorremmo chiedere allo Stato che fine ha fatto la Commissione sulla coesione, che avrebbe dovuto uniformare i finanziamenti europei e che di fatto non ha funzionato. Vorremmo chiedergli che fine ha fatto la Banca del Sud, che avrebbe dovuto agevolare il credito per le nostre aziende. Ecco, queste altre domande devono avere una risposta.
Infine, Movimento Idea molto dinamico in Puglia e nella provincia di Taranto, anche la sua presenza qui questa sera è particolarmente significativa. Sì, ci siamo presentati in queste elezioni in quasi tutte le liste della provincia di Taranto, in alcuni casi come a Crispiano ne siamo stati l'anima, abbiamo liste di Idea in provincia di Bari, a Noci, a Mola, abbiamo presentato una lista di Idea a Brindisi. Io sono convinto che queste liste andranno molto bene nelle percentuali, ma la cosa ancora più importante è che porteranno un contributo di idee e di novità nel centrodestra. Non è possibile fare gli schizzinosi di fronte alla richiesta di rinnovamento e di novità che viene dal Paese. Quello che bisogna fare è interpretarla e dare delle risposte, e noi stiamo cercando di fare questo.